protagonisti della lotta al totalitarismo comunista, come Bronislav Geremek, fautori della nascita dell'Unione Europea, come Ursula Hirschman, ma anche persone legate alla storia attuale e contemporanea, come Antonio Megalizzi, il giovane reporter ucciso nell'attentato terroristico di Strasburgo, ma anche figure che dedicarono la vita a curare le vittime del conflitto armeno, come Karen Jeppe, e chi si batté per l'ambiente e la pace, come Alexander Langer. Questi i nomi, il cui ricordo i 5 nuovi alberi di ulivo piantumati nel Giardino dei Giusti a Villa Dora Panfili porteranno nelle loro radici e fronde. Nella giornata europea dei Giusti, una folta delegazione capitanata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi ha animato l'area della villa destinata un anno fa ad accogliere il giardino al suono della fanfara ufficiale. Presenti all'evento anche alcuni parenti delle personalità onorate, come la mamma e la fidanzata di Megalizzi. I 5 personaggi sono stati individuati da un comitato scientifico, anche con l'ausilio dei giovani di alcune scuole superiori e istituti comprensivi, che hanno aiutato nella scelta di Antonio Megalizzi e Karen Jeppe. Sono persone che in qualche modo hanno fatto una scelta scegliendo di stare dalla parte dell'umanità, dalla parte degli uomini. Alcuni di loro hanno perso la vita a causa della loro scelta e noi dobbiamo ricordare queste persone che di fatto ci consentono oggi di stare qui, di essere liberi, di portare avanti le nostre idee. Abbiamo voluto coinvolgere le scuole nella scelta dei giusti tra le nazioni e le scuole hanno scelto delle persone facendo uno studio approfondito per cercare anche loro di trovare, come dire, quei simboli, quelle personalità che potessero per loro aiutare a vedere il mondo con occhi diversi. Ciascuno di noi può cambiare, può fare la differenza, se davanti al male sceglie il bene. E già altri 5 punti del giardino attendono il 2020 per accogliere e portare avanti la memoria di quanti anteposero il bene anche a loro stessi.